Salve, sono l'operatrice Ferrara Elisa. In merito al compito assegnatomi, faccio una breve intervista a un'imprenditrice che in questo periodo Covid, diciamo, ha operato dove ha avuto un pochino delle difficoltà. Si può presentare, fa una breve presentazione? Salve, sono Giada, sono un'imprenditrice che lavora nel settore artigiano, ho 28 anni, sono calabrese. In questo periodo Covid per noi è stata molto dura. Durante il periodo Covid la sua impresa quindi ha continuato il suo operato? Noi abbiamo lavorato sempre, 5 giorni su 7, attraverso ovviamente le specifiche direttive ministeriali. DCPM. Abbiamo continuato il nostro Dove ha trovato difficoltà, se ne ha trovate? lavoro. In realtà difficoltà ne abbiamo trovato perché ci è diminuita una parte del lavoro, ovvero gli uffici sono venuti a mancare, e anche i negozi a cui noi facciamo le pulizie. Ma quindi solamente lavorativamente parlando, o anche magari a livello personale ha trovato delle difficoltà, ha sentito questo peso del Covid, della pandemia? Ovviamente per tutti noi il Covid è stata una tragedia, anche perché siamo stati costretti a stare a casa, quindi i nostri spazi personali sono stati visibilmente ridotti, e quindi diciamo che è stato un problema. Quindi ha cambiato anche la sua vita a livello umano, psicologico. Soprattutto psicologico, umano no, perché in questi momenti ci siamo uniti di più. Però psicologicamente sì, perché comunque il Covid è stata una prigione. È stata una prigione, quindi dovesse ricapitare, è pronta di nuovo a questa prigione oppure affronterà diversamente? Certo, siamo pronti. Già psicologicamente siamo preparati, anche perché dalla prima volta in cui eravamo impreparati, adesso siamo preparati anche per quanto riguarda la strumentazione. Nella sua impresa ha dipendenti o lavora solamente lei? No, io sono un'imprenditrice, però come si dice? Individuale. Quindi non lavora, non ha dipendenti sotto questo aspetto, forse è No. stata una cosa buona per lei, magari non Ovviamente sentire il peso di uno stipendio da assicurare a un lavoratore, anche vedendo queste casse integrazioni con molti ritardi nei pagamenti. Essendo un lavoratore autonomo, non abbiamo risentito di queste, diciamo, degli effetti del Covid sui nostri dipendenti, perché comunque lavoro solo io. Però ovviamente ne ho risentito io personalmente, e anche per quanto riguarda le tasse, perché non avendo entrate, come ben sa, siamo Lo stati in grossa difficoltà. Lo Stato non vi ha aiutato più di tanto. Stato ci ha contribuito con i 600 euro mensili, i 600 euro diciamo che ha dato il fondo per le imprese. Però ovviamente le spese sono tante, i contributi sono tanti. Non ci è stato tolto nulla, e per cui noi paghiamo ugualmente, però finché riusciamo a farlo è un bene. Quindi diciamo, si augura che questo sia stato solamente un periodo brutto e ci sia una risalita, si fa un in bocca al lupo a lei e a tutta l'Italia. In realtà, mi faccio l'in bocca al lupo, ma l'in bocca al lupo
non parte se la sicurezza non parte da noi stessi. Quindi se noi riusciamo a garantire il minimo distanziamento, a indossare le mascherine, ad aiutarci, l'in bocca al lupo servirà, altrimenti ritorneremo. Quindi ci vuole solamente un po' di buon senso civico e umano tra noi persone. Esattamente. Va bene, allora sembra che l'intervista sia andata bene. Quindi le auguro un in bocca al lupo. Grazie mille.